Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vi pongo a conoscenza di quello che dice il presidente di commissione che promosse Lazzolina. Attenzione, che promosse Lazzolina. Dopo averla promossa, adesso ne dice di tutti i colori. E vi racconta quello che è stato il suo esame, l'esame della Azzolina. Quindi l'anomalia è che il presidente che la promuove poi va contro perché è ministro dell'istruzione. Insomma, c'è qualcosa che non torna, però io vi racconto. Dice questo signore Massimo Arcangeli, dice chiaro e tondo, la ministra Azzolina si deve dimettere. Lui è docente all'Università di Cagliari e presidente della sottocommissione che promosse il ministro dell'istruzione all'orale per il concorso da dirigente scolastico. In un'intervista fatta alla Verità, pubblicata anche da Dagospia, Arcangeli racconta l'esame orale di Lucia Azzolina, ricordando come in generale nella sua carriera non abbia mai incontrato candidati tanto impreparati, dice in questo esame fatto a lei e ad altri. Ho registrato strafalcioni linguistici e lacune insostenibili per chi vuole fare il dirigente scolastico. Per esempio, dice Arcangeli, parlando in generale di quelle giornate di esami, una candidata che non è Lazzolina non capiva che cosa le venisse chiesto. Alla fine ci siamo resi conto che non aveva la più pallida idea di cosa fosse una radice quadrata. Ha dichiarato di non aver mai visto quel simbolo. Ma l'esame di Azzolina non sembra andato poi molto diversamente da quello che racconta Arcangeli in generale. Dice così. Ha preso insufficiente in inglese, 5, e 0 in informatica. Al quesito composto da più domande non ha risposto male, perché in realtà non ha risposto proprio. Ma conosceva le norme e l'orale è andato. Informatica e inglese avevano un peso relativo nel giudizio. E poi parla della pubblicazione delle prove del concorso a dirigente scolastico. Arcangeli dice: io sono solidale con i ricorrenti. Devono essere rese pubbliche tutte le prove, a maggior ragione quelle del ministro, come ha fatto il ministro della giustizia per il concorso a magistrato, anche quello sub giudice, che ha ritenuto di ostendere le prove. L'ostinazione e l'arroganza del ministro dell'istruzione, malgrado la sentenza del TAR di non consentire ai candidati a tutti di verifiche gli esiti del concorso, credo che siano una cosa non da terzo, ma da quinto mondo. Arcangeli però dice: non credo che Lazzolina pubblichi le sue prove. La ministra è la negazione dell'evidenza in ogni sua azione. E dice: ho denunciato il plagio e sto approfondendo altri aspetti. Ho contato almeno 42 passi copiati nelle sue tesi di primo e secondo livello e di abilitazione all'insegnamento per il sostegno. Non ha mai risposto se non negando l'evidenza. Stiamo parlando di una costante azione di negazione dell'evidenza, di mancata trasparenza, lo ripeto senza problemi. Per questo è convinto il docente che non è adatta a svolgere il ruolo di ministro dell'istruzione, deve dimettersi o almeno dare una garanzia di quella trasparenza che non ha mai garantito da quanto si è insediata. Questa è una storia che sappiamo ormai da tempo, da lungo tempo sappiamo di questi probabili plagi, in realtà più che probabili, in realtà già sono stati individuati questi plagi. Il plagio ha delle caratteristiche, quando voi copiate senza l'autorizzazione dell'autore i suoi scritti, i suoi pensieri e quando soprattutto li copiate facendo passare l'idea a chi li legge che siano delle vostre idee. Quello è il plagio. Il plagio è in diverse forme. Per plagio è anche quando si scrive quello che scrive un'altra persona, ma cambiandogli anche le parole, cioè mettendo prima le parole di altre, cercando di confondere la frase, ma state esattamente solo manipolando un po' il testo, ma il concetto è quello. Quindi il plagio, attenzione, io vedo anche alcuni che
che lo fanno pensando di non essere scoperti solo cambiando alcune parole, no? Cambio la prima e l'ultima parola, allora non è plagio. Certo che è plagio, quello è dato dall'ignoranza di chi copia senza sapere che il plagio ha diverse forme, diverse ramificazioni. Mentre parliamo di sgarbi, che gli dicono si sistemi la mascherina, ma lui dice non posso, porto il certificato medico. Quindi ancora uno scontro alla Camera per Vittorio Sgarbi, richiamato da Roberto Fico all'utilizzo corretto del dispositivo. Dice porto il certificato medico. Lui si è sempre mostrato insofferente all'utilizzo dei dispositivi di protezione. Dice, purtroppo mi farò fare un certificato medico perché ho problemi di respirazione e sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il DPCM. Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico. Illustrissimo signor Fico, dichiara Vittorio Sgarbi, richiamato all'ordine dal presidente della Camera dei Deputati, che da ormai diverse settimane il governo ha imposto l'utilizzo della mascherina, no? E quindi mi ha fatto un po' ridere questo illustrissimo signor Fico, le porterò il certificato. Ma diciamo che anch'io ho problemi di respirazione con la mascherina. Non ho altri problemi di nessun tipo, però la mascherina mi dà un senso qua di dà anche come se un colpo quando respiro, perché mi respiro la mia stessa anidride carbonica, faccio fatica, però la porto perché è necessario portarla. È l'unica barriera che abbiamo sulla trasmissione. Una barriera che magari non funziona al 100%, però diminuisce l'impatto della carica virale, che dicono gli ultimi studi, no? Che la carica virale in queste ultime settimane degli asintomatici sia fortissima, cioè hanno la forza di trasmettere questa carica potente, senza saperlo perché sono asintomatici. E sono evidenze scientifiche, visto che a molti di voi piace parlare adesso dove sono le evidenze scientifiche, ci sono le evidenze scientifiche che la carica virale è più forte di prima, la forza di trasmissione. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è stare lontani il più possibile e mettere la mascherina, anche se dà fastidio, crea dei problemi, perché i problemi che crea la mascherina sono minori a quelli che potrebbe creare il Covid. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altra pagina, nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti, arrivederci.